Progetto Kaspersky. È un progetto della Kaspersky Lab e ci fa vedere praticamente in tempo reale come i virus si muovono. Questo giusto per tornare al famoso discorso di prima, che comunque non c'è legislazione per un malware. Si sposta da un paese all'altro, poi ogni tanto si ferma e va a visitare qualche paese. Tipo informazioni sul Perù. Il Perù è il 49esimo paese più infetto, ma giusto, sono giusto informazioni così, non di statistiche, di natura statistica. Poi se riuscirò ad arrivare all'Italia, magari ci vediamo ora, non ci arriverò mai, ecco. Noi siamo in 15esimo. Bravo, parlozziamo qui. La nostra attitudine alla sicurezza deve essere comunque in qualche modo premiata. Approfitto tra l'altro per farvi vedere questo converter ASCII to X6, ed è parecchio simpatico perché in pratica, vabbè, insomma, vi fa vedere tutto quello che scrivete, ad esempio, in questa tabella, lo convertite e vi restituisce il risultato in binario e in esadecimale, quindi usare che è molto comodo quando si ha a che fare, insomma, con queste cose. Adesso torniamo, se ci arrivo. È uscito fuori. Che vuoi aprire? Una slide. Ok, ci sta. Solo adesso devo arrivare alla slide. Stare un po' dopo parla. È sempre un grande casino. Allora, abbiamo fatto un bel po' di cose. Vabbè, questa è la più bella in assoluto. Ok. Adesso parliamo di un'altra operazione, l'operazione Windigo. Di che cosa si tratta? Si tratta di un bel po' di macchine compromesse, 500.000 computer e 25.000 server compromessi, incluso il server kernel.org, che è il server che funziona nel repository del kernel Linux. Nel 2011 pensate che appunto kernel.org viene compromesso e tornerà online in ottobre. All'epoca avevamo la preoccupazione perché era il ventennale del kernel Linux, quindi insomma non sapevamo se dire questa cosa o no. Ma comunque, l'operazione Windigo ha come oggetto un file particolare, quello Linux Erori, e ovviamente delle sue particolari funzioni. Linux CD Orchid e Perl Cuffbot. Tutti e tre fanno praticamente la stessa cosa, quindi in pratica compromettono la macchina che hanno deciso di attaccare, facendo un normalissimo, passato il termine, furto di credenziali. Ho voluto segnalare qui la timeline, quindi le condizioni, insomma, dell'operazione Windigo, in particolare appunto di Linux Erori, da segnalare, insomma, quello che era accaduto nell'aprile del 2013, dove l'agenzia di sicurezza Security pubblica la prima analisi tecnica di Linux CD Orchid, una backdoor che colpisce web server come Apache, Nginx e Lightning. Ovviamente gran parte dei nostri siti internet gira su quei web server, quindi potete, insomma, valutare da voi la gravità della cosa. Dal 2011 a oggi, insomma, ne ha fatta di strada questa operazione, compromettendo ovviamente sempre più macchine. Nel caso specifico, quindi andiamo a vedere Linux Server che cos'è. Linux Server è strutturato in modo da colpire il più grande numero di piattaforme possibile attraverso il furto di credenziali, indipendentemente, e questo è il fascino e allo stesso tempo la complessità, è capace di prendere qualunque credenziale indipendentemente dalla loro complessità e lunghezza. Quindi inutile che vi scelgate, insomma, con basi complicate, l'unica a far meglio o cose del genere, perché Linux Server è capace di capire. Sono soggetti a Linux Erori tutte le piattaforme Unix derivate, quindi Linux, comprese le architetture ARM, e che vuol dire Android, FreeBSD, OpenBSD, e poi OS X come figlio maledetto di Unix che ci sta. Una volta che Linux Erori installa una backdoor in SSH, quindi in Server Shell, che cosa fa? Rimane attiva e aspetta che il primo di voi, insomma, si collega, mette usando il passo, furto credenziale. Molto semplice. Molto lineare.
Il problema, cioè il problema, la genialità da parte di chi ha progettato Linux Evoli sta nel fatto comunque di poter decodificare le chiavi indipendentemente da password, perché poi il concetto di chiave del dopo, indipendentemente dalla loro complessità e dalla loro lunghezza. Per Calfort lavora nello stesso modo solo per Windows, tramite l'ambiente Sigmin, ed è fatto in Perl, ovviamente, giusto perché ci serve un linguaggio di programmazione adatto a fare del male. Come verificare se il vostro sistema è infettato da Linux Evoli? Tramite questa stringa ssh-g, di passare questa stringa. Se il vostro sistema è pulito, vi restituirà in output system clean. Se il vostro sistema è infetto, vi restituirà in output system infetto. Particolarità: l'unico accesso valido via ssh che Linux Evoli non è capace di tradurre in linguaggio ovviamente chiaro agli esseri umani è la comunicazione SSH tramite lo scambio di chiavi. Ma attenzione, se la mia macchina tramite SSH è stata comunque già infettata da Linux Evoli e in quel momento sto facendo lo scambio di chiavi, in quel momento Linux Evoli si prende le password in chiaro lo scambio di chiavi. Quindi comunque è da valutare con estrema attenzione questa cosa. Tenete presente, e lo dico appunto per chi utilizza Linux o comunque sistemi operativi di Unix derivati, l'utilità di questa stringa, così anche non state tranquilli, visto tutti i ricercatori. Attenzione ovviamente ai falsi positivi. Questo è cosa vuol dire? Perché vuol dire che magari il mio antivirus, nel caso specifico di Linux o comunque delle piattaforme di Unix, mi viene da citare qua, ma perché lo uso io personalmente, poi comunque ce ne sono degli altri, possono restituire anche un falso positivo. Mi dicono sì, ok, qua c'è il pericolo, lo vediamo vedere che c'è un pericolo. Poi mi dicono no, qua è tutto ok, però invece ci ritroviamo in una situazione un po' compromettente. È il caso magari delle distribuzioni Linux tipo Gentoo. Perché? Perché è una distribuzione patchata con questo certificato X509, che è un certificato valido. Di conseguenza, siccome un certificato è valido, per il discorso fatto nei casi precedenti, l'antivirus viene totalmente bypassato. In questo caso, ma questa è un'operazione che comunque bisognerebbe fare a priori, indipendentemente dal risultato che ci restituisce la stringa precedente, bisogna fare un'ispezione della memoria condivisa. Che cos'è la memoria condivisa? La memoria condivisa è quello spazio di memoria che utilizzano in maniera condivisa più processi in modo tale da poter comunicare velocemente con loro, o comunque tra di loro con il sistema. Sappiamo, grazie al lavoro dei ricercatori, che Linux Evoli usa segmenti di memoria condivisa superiori ai 3 MB. Ok? Andiamo a vedere questi segmenti di memoria superiori ai 3 MB che sono utilizzati. Dal mio terminale lancio il comando ipcs-m-p, mi compare praticamente una lista di servizi. Qua sulla prima colonna c'è praticamente la lunghezza della stringa di memoria utilizzata, qua c'è il proprietario del processo, qua c'è il read. Vedo che praticamente qui c'è una stringa che supera i 3 MB, vedete? E vado ad informarmi di che processo si tratta. Lancio quindi questo comando psaux pipeline grep pip 15.0.29 nel nostro caso, ancora 15.0.29. Ok, ci siete? Ok, che cosa mi restituisce? Mi restituisce che questo processo è SSHD, è il daemon di SSH. Quindi in questo caso la mia macchina è compromessa, perché sta utilizzando appunto un segmento di memoria superiore ai 3 MB che SSH di solo non usa. SSH, se tutto va bene, utilizza 5 MB. Quindi è impossibile che ci sia tutta questa memoria condivisa su un unico processo. Vedete, siamo passati dall'analisi automatizzata, quindi dalla scansione di semplice antivirus, a un'analisi statica. Cioè, stiamo analizzando mano a mano quelli che possono essere ovviamente tutti i difetti, tutti i danni che può portare un determinato malware al nostro sistema. Molto semplicisticamente, e mi piace insomma confermare questa cosa, l'operazione quindi guarda qui. Perché? Perché in pratica la potenza delle comunità di sviluppo open source è che il problema c'è, poi viene sotto subito. Come ho avuto modo di dire ad alcuni di voi durante la pausa, bisogna tenere bene in mente questa cosa: attacco e difesa. L'attacco sarà sempre uno step avanti rispetto alla difesa. Magari i conti si possono pareggiare, e quindi il compito di chi lavora nel campo della sicurezza informatica è cercare di pareggiare, ovviamente della difesa, in questo preciso contesto, di pareggiare i conti,
perché nel momento in cui spunta un nuovo attacco, la community di sviluppo deve essere pronta a trovare la soluzione. E ce ne siamo accorti con Stuxnet. Stiamo parlando di un virus che molto probabilmente i cablogrammi danno nato nel 2005. Poi è vero che ci sono delle migrazioni di 2016, 2010, ma indipendentemente dal tempo, è possibile che Microsoft non ha risolto 4-0 dei due? Questo perché? Perché sì, è possibile. Perché ci sono delle logiche di mercato, perché ci sono delle logiche di mercato dietro ovviamente a come vengono prese le decisioni in merito alla risoluzione di determinati problemi. Un conto è prendere delle decisioni all'interno di una stanza chiusa col consiglio di amministrazione che ti sta addosso perché ti hai fatturato. Un conto è farlo su internet con le comunità che sviluppano software aperto. E abbiamo finito con i sistemi di UX Live. Adesso la parte interessante è che ha tutto un mondo davanti a sé. Credevate che esistevano probabilmente i malware software? No, esistono anche i malware hardware. Sono dei casi di ricerca e sviluppo molto interessanti e come vi dicevo è tutto ancora da vedere, insomma, avremo dei risultati sicuramente di immediato futuro. Esistono malware secondo una ricerca tedesca che lavorano in DMA, in Direct Memory Access. Come ben sapete, il Direct Memory Access, la memoria diretta, quindi praticamente il singolo processo lavora direttamente con la memoria, senza passare per il collo di bottiglia dovuto praticamente alla velocità del processo, della velocità della memoria, del bus, e quindi lavorano ovviamente a delle velocità differenti. E ovviamente i progettisti del male ci tengono in particolar modo a implementare i malware in DMA perché per loro, infatti questo è un vantaggio per loro, hanno un elevato livello di accesso al sistema e allo stato attuale delle cose nessun sistema sarebbe capace di rilevarlo. È normale. Altro fatto interessante, malware identificato in firmware di scale di rete. Perché no? La settimana scorsa, qualche settimana fa, è uscita la notizia simpatica secondo la quale la NSA avrebbe inserito delle backdoor in tutti i router prodotti negli Stati Uniti, NetGear, Linksys, Cisco soprattutto, e cose simili. Quindi perché no? Se è possibile inserire una backdoor all'interno di un router, perché non inserire un malware modificato in tipo di una scheda di rete? Malware in sistemi di videosorveglianza, qua ci divertiamo parecchio perché come ho avuto modo pure di dire a chi vuole insomma mi ha rivolto una domanda prima, insomma, durante la pausa. Sì, tutti i sistemi che sono connessi in rete sono a rischio. È normale, hanno gli indirizzi IP, sono rintracciabili, sono attaccabili. C'è un caso interessante di un DVR, quindi un sistema di videosorveglianza. Si tratta ovviamente di un device della categoria Internet of Things. E Giovanni nel primo seminario l'ha spiegato. Si tratta comunque di device controllabili a distanza. Hanno comunque un indirizzo IP a disposizione e io ne posso fruire in maniera remota così come se niente fosse. E poi questi sono quelli belli, questi sono quelli che ci piacciono anche mai. Malware che trasferiscono dati rubati utilizzando segnali audio. Qua c'è ancora una ricerca in corso molto sfiziosa. E poi c'è il caso della Tesla Model S, un'autovettura, molti di voi probabilmente la conosceranno, altri no, ma comunque c'è di conosco. Adesso spieghiamo un caso alla volta, no, un caso alla volta no. Partiamo dal DVR, perché è un caso che mi ha incuriosito parecchio e lo volevo comunque porre alla vostra attenzione. Eccolo. I DVR Ignition. Un ricercatore del Sun Technology Institute scopre che all'interno di un impianto di videosorveglianza esistono tre bizzarri applicativi. Bitcoin. Un'applicazione per generare Bitcoin. Un'applicazione che fa scansioni di rete. E un ambiente di test per fare prove, non si sa mai questo video. La genialata sta nel fatto che messi questi tre applicativi per ogni videocamera, per ogni video server, perdonatemi, è normale che quel Bitcoin mining lavora. È stato calcolato da questo ricercatore che in pratica questa persona guadagnava per ogni video server una cifra misera tipo di $7 all'anno. Il problema è che questi $7 all'anno dovrebbero essere moltiplicati per tutti i DVR infettati, perché generava Bitcoin, ok? Il concetto di Bitcoin, penso che comunque da molti di voi sia noto, generazione di moneta elettronica tramite lo sfruttamento di risorse hardware. E anche qui c'è una genialata, perché i DVR non usano la stessa elettronica dei nostri computer domestici, no, però alla fine la gran parte dei processori che si trovano in DVR sono processori hardware, che utilizzano comunque una bassa quantità di energia, ma durano comunque nel tempo. Sono implementati Linux, però bisogna dire. Sono implementati Linux, quelli della XD.
Sì, questo è successo. No, ma guarda, tutti, allora, escludendo il caso eclatante, penso, dei sistemi scala dei PLC Siemens, che come front-end hanno Windows, tutti i sistemi critici, così come i sistemi sui quali c'è bisogno di un certo livello di affidabilità, devono montare un sistema di regolare. Ci tengono a precisare questa cosa. Ma non ci tengono in particolar modo a tenere chiuse determinate porte, perché l'attacker, per arrivare a una cosa del genere, ha sfruttato una vulnerabilità su una porta aperta tramite una scansione. Esempio, ha fatto una scansione, porta 22 aperta, perfetto, la porta 22 guarda la segreta SSH, magari avrà utilizzato Linux Emuli di cui abbiamo parlato prima, e sarà entrato all'interno del VPN. Sono cose che prese singolarmente sembrano stupide, ma mettetele insieme, mettete tutto quello che abbiamo detto dall'inizio, mettiamolo insieme, vediamo che cosa esce. Cioè, sono tutte cose che possono combinarsi tra di loro e portare ovviamente a risvolti davvero interessanti. Non da, cioè, sia dal punto di vista del criminale informatico, sia dal punto di vista di chi analizza questa cosa. E adesso, se Stuxnet li ha tubato nell'intimo, adesso vi facciamo tubare ancora di più. Bad BIOS. Allora, Dragos Ruby è uno stimatissimo ricercatore di sicurezza informatico. È un tipo bizzarro, perché gira spesso con un casco da aviazione anni 30 e il flak, però è una persona affidabile, ve lo giuro. E la cosa bella, un giorno si ritrova a casa e scopre che il firmware del suo MacBook Air si aggiorna così spontaneamente, come se niente fosse, però avrebbe tutto lo Spirito Santo e tutte le divinità a cui gli crede. Altri computer della, che ha in casa, uno dei quali ha montato un DSD, improvvisamente perde tutti i dati. Tutti i dati si cancellano. Com'è possibile? Quest'ultimo computer, appunto montato con OpenDSD, comincia ad infettare altre macchine in totale assenza di connessione Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth. Nasce Bad BIOS. Dragos Ruby battezza questo malware Bad BIOS perché si accorge che l'obiettivo di questo malware sono BIOS, UEFI e altri firmware indipendentemente dal sistema operativo. E la cosa agghiacciante è la propagazione, perché lo fa attraverso i suoni ad alta frequenza, trasmessi dagli altoparlanti e ricevuti dai microfoni. Segni particolari, capacità di autorigenerazione e di immediata propagazione. Ora onde dire che questa insomma sia una bufala o meno, c'è una ricetta del MIT, qui c'è una nota, andatevela a vedere, che conferma che il trasporto di dati tramite segnali da, cioè il trasporto di dati tramite segnali ultrasonici è possibile. Però poi c'era comunque anche un'altra ricerca secondo la quale, cioè, vabbè, è impossibile, perché sì, ok, il trasporto dati tramite segnali audio c'è, però c'è solamente se il segnale audio ha una frequenza maggiore di 20 Hz. Ok? Un computer normale, un impianto altoparlante, un microfono di un computer domestico non arriva a questa frequenza. Però, come dicevo, le ricerche sono ancora in corso ed è uno scenario agghiacciante. Precedenti nessuno, però va ricordato che Flame, la versione potenziata di Stuxnet, creata dal governo degli Stati Uniti e inserita all'interno degli aggiornamenti di Microsoft Windows dal 2012 ad oggi, era capace di comunicare via Bluetooth. Quindi, perché insomma non dare credito insomma a tutto quello che dice questo ricercatore. È una bella carta da velare, però in effetti la ricerca è ancora in corso, quindi insomma siamo in attesa di sviluppi, poi magari ne parleremo. Tesla Model S, bella auto, non mi piace, è una berlina a tre volumi a 5 porte, sì, lunga 4,97 m. È anche abbastanza comoda perché ha un passo, quindi la distanza tra i due mosse è di 2,96 m, massimo ordine di marcia 2,100 ed è totalmente elettrica, ok? Prezzo finale in Italia vengono dai 69.000 euro in su, ok? Ha due pacchi batteria a seconda delle versioni, una da 60 e una da 85 kWh, un'autonomia dichiarata sempre a seconda delle versioni che uscita da 390 e 502 kWh, e una potenza in cavalli di vapore da 206 e 421, ok? Super giocattolo, avendo l'opportunità, perché no, ha dei interni molto tecnologici. Tesla in effetti è riuscito a portare molta innovazione nel mondo dell'auto, così come Toyota da anni sta lavorando alle vetture ibride, così Tesla è arrivata direttamente appunto per realizzare comunque un'auto che ha una notevole comunque autonomia in ordine di chilometri, comunque non c'è molta tecnologia in quest'auto.
Il problema è che questa auto è hackerabile, almeno fino a qualche giorno fa, poi penso che il problema lo abbiano risolto. Loro giustamente volevano offrire un servizio ai loro dannatosi clienti. Se ne sono usciti, ho detto abbiamo un'app per iPhone, ok? Per iOS. Scaricarla. Cosa è possibile fare da questa app? È possibile aprire l'auto? È possibile accendere le luci? Il problema in sé per sé non sta nell'auto in quanto tale, sta nell'applicazione, perché l'applicazione è appunto hackerabile. L'applicazione è soggetta ad attacchi di forza brutta, attacchi di phishing, iniezioni di malware, che sono quelle ovviamente più pericolose. Immaginate un'iniezione di malware dove è stata affrontata una curva intermezza. Ovviamente furto di credenziali, attacchi di social engineering e poi vabbè, la cosa più sfiziosa, non so se vi è mai capitato di aver fraude, il vostro fraude che scarna praticamente una parte della plancia per inserire la cavetteria per fare appunto un monitoraggio dell'attività interna dell'automobile. Facendo la stessa cosa sulla Tesla si è scoperto che ci sono un bel po' di porti in ascolto. Tra l'altro montano una distribuzione Linux, montano Debian 6 sopra. Il problema è che l'hanno configurata secondo me male, cioè magari mando la manetta, quindi la mia Tesla S non sono soddisfatto. E, però insomma no, il problema sì è stato comunque reso noto, ma è in fase comunque di risoluzione. Detto questo, basta. Cioè non basta, nel senso che finiamo. Nel senso, basta con le analisi già fatte, è il momento di fare gli ingegneri, ok? E di allestire il nostro laboratorio di ricerca. Quindi adesso vediamo come allestire un laboratorio di ricerca. Sempre dal browser volevo farvi vedere il laboratorio di ricerca, ma temo di poi di germare un po' tutto, quindi poi magari vediamo alla fine. Esatto, sì. Ho poca dimestichezza col ponente, non ci posso fare niente. Allora, come deve essere strutturato un malware analysis lab? Allora, predisporre sistemi fisici o virtuali per la messa in opera del laboratorio. Poi li vediamo una a una. Isolare il laboratorio dall'ambiente di produzione, che è una cosa da fare subito. Installare strumenti di analisi comportamentale. Installare strumenti di analisi del codice. Ricordiamoci l'analisi comportamentale, quella che praticamente vede come si comporta il virus in condizioni non statiche. Salvare poi i propri segnali di un tutto gruppo di strumenti online. Poi tutti gli strumenti ovviamente noi consigliamo che siano totalmente open source, perché è giusto che sia così. Lavorare con strumenti open source ti garantisce di lavorare con strumenti di cui tu hai piena padronanza, non sono strumenti a codice chiuso dove tu hai a che fare con una scatola nera e non sai durante l'analisi che cosa succede. Affrontiamo, come vi dicevo, un punto alla volta. Predisporre sistemi fisici o virtuali per la messa in opera del lavoro. Nel caso di sistemi virtuali, spunta la scelta. Virtualizzazione o paravirtualizzazione? Qual è la differenza? La virtualizzazione crea un'astrazione dell'hardware, prendendo poche risorse da quelle che noi fisicamente abbiamo a disposizione. La paravirtualizzazione virtualizza il sistema operativo che abbiamo intenzione di virtualizzare utilizzando direttamente le risorse hardware della macchina. Ok? Nel caso della paravirtualizzazione, il prodotto consigliato è Xen. Altro consiglio: avviare più macchine virtuali contemporaneamente, in modo tale da farle interagire tra di loro. Ovviamente la classe di indirizzo IP sulla quale devono navigare queste macchine virtuali deve essere diversa dalla classe di IP o comunque dalla rete. Deve essere totalmente diversa dalla rete di produzione, in modo tale da non creare appunto dei travasi di software malevolo dalla macchina virtuale alla macchina reale. I vantaggi della virtualizzazione: si isola l'ambiente fisico di produzione. Ok? Se succede un guaio, succede sulla macchina virtuale, non succede sulla macchina fisica, come è logico che sia, a meno che appunto non avete fatto qualche guaio con gli indirizzi IP. Perché se si ha a che fare con un Word, come abbiamo visto all'inizio, la cui particolarità è quella della propagazione all'interno di una rete, è normale che se la macchina virtuale fa parte della stessa rete della mia macchina fisica, è normale che ci vuole essere propagazione e quindi perdo anche la mia macchina fisica. Quello che ci vuole è sicuramente un hardware generoso, perché comunque le macchine virtuali per girare hanno bisogno di molta RAM, è normale che sia così. E poi l'altra particolarità è che alcuni malware possono rilevare la presenza di un ambiente virtuale e non attivarsi. Come fanno? I processori attualmente in commercio hanno un modulo, non ricordo con precisione il modulo come si chiamano, che ovviamente restano in esecuzione, sono comunque visibili al sistema operativo. Quindi è normale che se un malware, prima di attivarsi, fa una scansione sonda e vede che praticamente si trova in un ambiente virtualizzato, è normale che non si attiva e quindi ci rimane una questione di falso positivo.
come dicevamo, isolare il laboratorio dall'ambiente di produzione. Non collegare l'ambiente di malware analysis alla stessa rete dell'ambiente di produzione. Evitare di tenere il laboratorio collegato in rete per troppo tempo. Poi, giuro, nel caso precedente magari spegnere gli altoparlanti, non si sa mai, e i microfoni. Usare supporti scrivibili una sola volta, come ad esempio i CD, oppure in alternativa supporti che includono l'interruttore di protezione per struttura. Questi sono davvero molto utili quando si mette in piedi un malware analysis lab. E poi non utilizzare la macchina fisica che ospita la macchina laboratorio virtuale per altre scopi. Cioè, nel senso, quella macchina fisica deve far girare quelle quattro macchine virtuali che stanno testando quattro virus diversi, basta. Cioè, non pensate magari di fare una transazione bancaria proprio perché non è proprio il massimo dell'intelligenza e della pulizia. Ah, altra cosa che ho saltato, era una slide precedente, nel caso ovviamente la scelta non dovesse ricadere su sistemi virtuali o su sistemi fisici, perché no, insomma, ricicliamo il nostro vecchio hardware, utilizziamolo e creiamo delle piccole stazioni di analisi per i malware che ci interessano analizzare. Installare tutti gli strumenti di analisi comportamentale. Allora, una parte di questi strumenti li abbiamo visti, ok? Il software che ci serve, editor di testo, editor esadecimali, quindi convertitori ASCII base 64, esadecimali, tale binario, sistemi di monitoraggio sull'hardware fisico o virtuale, sistemi di monitoraggio di rete e degli sniffer, come sempre il caso del famoso Snort, o comunque anche utilizzare Wireshark, perché no? Poi qualche buon libro che comunque serve sempre. E vabbè, ovviamente tutto ciò che si reputa necessario. Strumenti di analisi del codice, disassembler e debugger, dumper per i file, abbiamo visto come sia importante avere un dumper a disposizione. È normale che io nel momento in cui vado ad aprire con un editor di testo un potenziale software malevolo, mi ritrovo con una cascata di codice praticamente illeggibile, con dei caratteri che adesso giuro che non sono human readable. Quindi utilizzare dei dumper è sempre comodo, e soprattutto utilizzare dei dumper di memoria. Il dumper da file si differenzia dal dumper di memoria perché il dumper di memoria fa un'immagine della memoria su come si sta comportando in quel momento, ed è molto importante perché ovviamente un virus, un malware, un software malevolo impatta anche sull'utilizzo della memoria, ok? Anzi, fare il dumper della memoria può essere, come dire, la prima cosa da fare per accertarsi o meno della presenza di un malware, già se si ha avuto insomma qualche avviso, qualche avvisaglia dai nostri sistemi di scansione automatica con gli antivirus. Salvare le proprie segnali con tutti gli strumenti online. Qua ne ho segnati alcuni, ok? Non vi spaventate, ci sono i rispettivi siti, li ho comunque segnati in più volte note. Lo strumento che mi piace tantissimo è Nemesis, in pratica ti permette di caricare, di fare l'upload di un file malevolo, ok? L'upload di un file malevolo e lo analizza lui. Quindi si tratta proprio di una vera e propria scansione online. E poi, vabbè, insomma, questa è una lista molto nutrita, insomma, di strumenti online, anche specifici, come potete vedere, per fare PDF o per file nati dalla bocca malefica di Microsoft Office. E poi un'altra cosa della quale insomma si discuterà anche con alcuni di voi durante la pausa è quello di imparare il reverse engineering. Il reverse engineering è una pratica scomoda, lunga, tediosa, che impatta anche molto sul nostro fegato per dovute conseguenze, ma questo è un altro dettaglio. E imparare il reverse engineering è importante. È importante perché ovviamente gli strumenti che lo fanno automaticamente non sempre ci garantiscono ovviamente un'affidabilità del risultato. Noi dobbiamo sempre dubitare del risultato che ci vengono dai nostri strumenti. E ovviamente quindi imparare i concetti di reverse engineering sicuramente può essere di aiuto se ci troviamo appunto di fronte a un reverse engineering automatizzato. Così come, volendo portare la cosa in piccolo, così come abbiamo visto fino adesso, cioè noi fino adesso siamo passati dalla scansione di un virus automatico, quindi dal semplice antivirus, a mano a mano spezzettarlo a file hacker, nel vero senso della parola, quindi a spezzettare mano a mano quel file malevolo tramite i vari editor, i vari dumper, i vari convertitori di file. Questo perché? Perché ovviamente le nostre conoscenze ci permettono quindi di migliorare il livello di dettaglio che abbiamo su un determinato report nato dalla scansione del nostro antivirus di fiducia. La distribuzione Linux di riferimento, la distro a caso, Ubuntu a me non piace, però no, c'è questa distribuzione Remlux, Reverse Engineering Malware Linux Distribution, è basata su Ubuntu,
ed è mantenuto da Lenz Yost, lo stesso ricercatore che ha fatto quella simpatica, questo simpatico grafico a piaghe per le tecnologie di analisi. Contiene tutti gli strumenti per l'analisi di file marini, emula dei servizi di rete all'interno di un laboratorio isolato ed è liberamente ispirato a strumenti di analisi presenti e installabili su altre distribuzioni. Il concetto stesso di distribuzione Linux. Che cos'è una distribuzione Linux? È una raccolta di software attorno al kernel Linux. Questo ovviamente non vuol dire che se io utilizzo un'altra distribuzione non posso scaricare gli stessi pacchetti, gli stessi software che vengono utilizzati da questa distribuzione. La particolarità di questa distribuzione, per chi non la vuole installare su macchina reale, è che è disponibile non solo in formato ISO ma anche in formati per VirtualBox e in VMware VirtualAppliance. Ok? Adesso facciamo un pochino di nazionalismo e parliamo di Ciuco Sandbox. È un progetto italiano di Claudio Guerrieri, Etica Lacrime, ragazzi di nome. Questo è un framework totalmente open source, il cui compito è quello di creare, senza ovviamente installare altre macchine virtuali, una sorta di macchina virtuale all'interno della quale fare appunto analisi comportamentale. È sostanzialmente una sandbox. Che cos'è una sandbox? La sandbox è un ambiente sicuro all'interno del quale i nostri software gestiscono dati critici. I nostri browser hanno delle sandbox. Quando noi inseriamo username e password sul nostro social network, il nostro browser di riferimento, che si chiami, come si chiama? Microsoft? Vabbè, quelli insomma hanno una sandbox che memorizza tutti questi dati. E è un progetto davvero interessante. Chi di voi vuole avviarsi alla carriera di malware analysis dovrebbe davvero. Tra l'altro è uno strumento open source, questo ovviamente non toglie che è possibile collaborare alla realizzazione, al perfezionamento di questo progetto. L'altra cosa particolare, e lo dico perché comunque noi in quanto associazione abbiamo anche avuto a che fare con gli open data, è che fa, vabbè, monitoraggio e salvataggio di tutte le attività vengono rilasciate in formato quiz, ok? Quindi sono un formato testo semplice, ampiamente utilizzabile, non è un formato chiuso, sicuramente non mi viene rilasciato un doc o un PDF, quindi è un formato di testo libero, ovviamente modificabile, che posso utilizzare e posso scambiare. Altro progetto interessante, Malware Control Monitor. L'obiettivo del progetto, anche questo è un progetto italiano. Questo perché qui in Italia le potenzialità ci sono. Il problema è che a quanto pare queste vanno all'estero, come è giusto che sia, dato che questo è un paese che non è valore. È un progetto di un ricercatore dell'Università di Cesena, se non ricordo male, Marco Rimelli. L'obiettivo del progetto è quello di raccogliere tutti i dati possibili in merito alla scoperta, presenza e analisi di software malevolo. Sempre lo dico, sempre in merito, poi, vabbè, i ragazzi della situazione lo sanno, perché noi abbiamo lavorato comunque con gli open data. Si usano gli open data messi a disposizione dei seguenti servizi. Ci sono, c'è una lista di siti, ok, che mette a disposizione i malware che in questo momento sono segnalati, e praticamente tramite un backend composto da un database non relazionale, MongoDB, e due coder Java, Grunt.js, si crea praticamente una mappa interattiva con la quale segnalare la presenza di malware virus in giro per il mondo. In occasione dell'opera dei noi del NAVU abbiamo aiutato insomma gli organizzatori della manifestazione nel mettere in piedi praticamente una mappa con i vari servizi del potevo io, giusto? No, anche Bayer, perfetto. Praticamente abbiamo segnalato tutti i servizi che i comuni rilasciavano. Insomma, sul sito del Comune di Napoli, per esempio, c'era una lista di dati grezzi, di dati aperti, che però non venivano segnalati, ad esempio, sulle mappe convenzionali, tipo Google Maps, perché Google Maps ormai, cioè, non prendiamoci in giro, quello che non è utilizzato per la maggiore, però Google Maps è comunque un servizio gestito da un'azienda, quindi è normale che abbia interesse a pubblicare solamente informazioni per le quali abbia ritorno in termini monetari. Noi abbiamo utilizzato OpenStreetMap e abbiamo messo su quella mappa, su quella cartina, dei dati che su Google Maps non c'erano. Perché i dati erano messi a disposizione in formato grezzo, in formato aperto, in formato libero sui siti di riferimento e li abbiamo messi da solo. Questa è la stessa cosa di malware. Questo è un progetto nato da qualche settimana e a titolo personale io ho intenzione di collaborare, perché il risultato è questo. Cioè si ottiene una cartina interattiva con la quale appunto con, insomma, una cartina da consultare per vedere insomma, la propagazione di malware e dei virus come avviene in giro per il mondo. La differenza sostanziale con quel mezzo globo che avete visto gestito da Kaspersky è che giustamente quello, ricordiamo sempre la similitudine con l'attività commerciale di Google Maps, quella è un'attività commerciale. Kaspersky quindi ha interesse nel rendere noto il movimento di diversi virus, anche perché poi ti compare il pop-up, ovviamente ci siamo stati poi, ma non
improvvisamente ogni numero di più di domanda, a chi sta la spesa scritta? Cioè, è un po' fastidioso, noi invece facciamo le cose un pochino più free, un pochino più libere, un pochino più condivisibili, e quindi c'è questo progetto interessante che si avvia qualche settimana fa e bisogna iniziare la considerazione. Bisogna iniziare la considerazione perché anche se è vostro anche se non fosse vostro interesse darvi alla sicurezza informatica, sta di fatto che in qualità di futuri professionisti del settore dell'information technology, l'information technology sapete sicuramente a che fare con una realtà aziendale, giusto? Ok? E se avete a che fare con una realtà aziendale dovete tenere presente che un malware porta spesa. Questi dati, ogni 49 minuti i dati sensibili di un'azienda sono inviati all'esterno. Ogni minuto un PC aziendale visto un sito web malizioso, ogni 10 minuti è scaricato un malware conosciuto, ogni 9 minuti viene utilizzata all'interno di un'azienda un'applicazione potenzialmente pericolosa. Si pensa ad esempio al file sharing, di migliore BitTorrent. Ogni 27 minuti un malware conosciuto viene scaricato. Tenete anche presente a quanto è stato detto precedentemente per il caso Zeus. Quelle persone che sono state incriminate e che sono state arrestate devono pagare un'ammenda per il loro rilascio pari ai soldi che hanno rubato. Sono 70 milioni di dollari. Quando nel caso di Zitmo, di Zeus in the Mobile, abbiamo visto le statistiche che ci condannano come paese peggiore nel mantenere al sicuro i propri dati con ransomware, 16 milioni di euro circa rubati, allora converrete con me che il malware diventa una questione davvero di denaro, davvero di gestione di un'impresa, davvero di gestione di attività commerciale. Quello che possiamo fare, non lo dico in quanto Marco Ferrigno, ma non lo dico nemmeno in quanto associato Nardo, lo dico in quanto vostro collega, vostro amico, vostra persona interessata a diffondere il concetto di sicurezza in questo paese, perché stanno in guerra, appunto è quello. Cioè le potenzialità, le abbiamo viste, ci sono dei progetti italiani fortissimi che vengono acquistati all'estero e che in questo paese non vengono comunque apprezzati. Ci sono persone come voi che magari studiano, pensano comunque magari a una carriera all'estero perché sono consapevoli che qui in Italia magari c'è poca opportunità. Ebbene, quello che ci tocca fare è prendere le persone o convincere le persone nel nostro piccolo, perché poi tra l'altro le attività dell'associazione analogo lavorano in piccolo e poi andare a finire sul grande, è quello di prendere, di valutare, quello di saper scegliere le persone che davvero hanno le capacità per pareggiare i conti, attacco, difesa, e il nostro obiettivo è quello di convincere a non passare al cosiddetto lato oscuro, perché se una persona con delle capacità è capace di produrre prodotti come Linux Admin, di cui, non lo so, magari dopo ci diamo il codice perché tecnicamente avrei anche finito, ma vi dicevo, se persone competenti sono capaci di produrre malware come Linux Admin, o come malware come Stuxnet, o come Zeus, che poi è quello che all'atto pratico impatta maggiormente sul quotidiano, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va, perché a queste persone con le capacità non vengono date le opportunità. Le opportunità come le possiamo creare? Le abbiamo visto con questi ultimi due progetti Made in Italy, con l'open source. Solamente se abbiamo sistemi aperti, solamente se abbiamo sistemi sui quali abbiamo il totale controllo della progettazione, della programmazione, del codice, solamente in questo modo possiamo far partire una vera e propria rivoluzione informatica. E termino con una dichiarazione di un ricercatore svedese, tale Herman Merle, se non mi ricordo male, il quale dice che certi paesi per portare la vera innovazione devono muoversi insieme. In che modo? Appunto, con l'open source. Ogni paese dà il suo contributo, poi è insieme che si crea una vera e propria forza, in modo tale che l'open source, come una sorta di marea, ci possa portare a galleggiare al di sopra di questo strato malevolo, perché porta danni a noi e porta danni alla collettività, e in modo tale da creare vera e propria innovazione all'interno di ogni singolo paese della comunità europea. Fine, grazie. Sentite i ringraziamenti che ho fatto all'inizio.
c'è la bibliografia, perché poi dopo questo ci sono altre 6 slide, ovviamente. Quelli sono i miei contatti, se avete domande e curiosità basta che mi contattate, io rispondo a tutti, non mi darei i tagli di 48 ore, ma comunque rispondo. Grazie e a presto. Queste sono le... Queste sono le...